giocatori d'attacco, ne ho messi tre, che avevano gli stessi ruoli, gli stessi compiti, questo vuol dire che volevi vincere, però non ce l'abbiamo fatta. Mister, ha una spiegazione a questa involuzione in fase d'attacco? 16 gol in 6 partite, 0 nelle restanti 3. Subito ho spiegato. I 5 gol di Buston ho detto che vanno dimenticati. Cominciate a toglierne 5, tenetene 1-2. I 4 gol con la San Giovannese sono tanti perché alla fine loro erano, quindi erano troppi prima, sono pochi adesso, però abbiamo giocato in 10 col Grosseto, quindi più di così non si poteva fare e abbiamo rischiato di vincere alla fine. A Padova abbiamo costruito 5-6 palle gol, soprattutto nei primi 10 minuti, potevamo andare in vantaggio, loro sapevano che erano fortissimi, ne hanno dimostrato anche oggi, e oggi ai punti abbiamo meritato, non è che non abbiamo costruito palle gol, però gli altri ormai ci temono anche di più, siamo primi in classifica da 3 mesi, è normale che la vita diventi sempre più difficile. Mister, come mai sfruttiamo sempre male i calci d'angolo e soprattutto facciamo sempre quel giochetto a due che spesso e volentieri non si risolve in nulla? I calci d'angolo sono una lacuna nostra, tranne Gian Domenico, Capocchiano e un po' Speranza, gli altri calciano dei calci d'angolo che sono inconcludenti per i nostri che vanno ad offendere, a saltare, perché sono foglie morte, non hanno la forza, scendono, sono facili da presa o dal portiere o dagli avversari e spesso qualcuno non rispetta queste consegne. Già quei tre che ho detto li calciano non sempre benissimo e ci alleniamo tutte le settimane sulle palle inattive, quindi questo è il nostro più grosso limite. C'era l'anno scorso, quest'anno è meno evidenziato, però c'è ancora. Un'ultima domanda.